Via libera dopo il Senato, anche della Camera la risoluzione della maggioranza sulle misure di contenimento del Covid-19. I casi continuano a salire, le situazioni più critiche si registrano nelle scuole. Sentiamo. Via libera anche della Camera dopo il sì al Senato di ieri alla risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni in Aula dal Ministro della Salute Speranza sulle misure di contenimento del Covid-19. Si tratta del terzo voto in merito alla proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e alle nuove misure contenute nel DPCM. Il Governo sarebbe comunque orientato a far slittare di una settimana il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per le nuove norme di contrasto al Covid. Tra le misure confermate c'è quella sulle mascherine all'aperto. Obbligatorie solo quando ci si trovi vicino ad altre persone non conviventi. Chi non si adegua per scelta personale o per sbadataggine rischia multe da 400 euro a 1.000 euro. I casi di positività, intanto, continuano a salire un'impennata del 42,5%, una crescita che non si registrava da fine agosto, con una media oggi di 2.500 casi al giorno. Sull'andamento del virus, il direttore dell'OMS Ranieri Guerra è chiaro. Il virus segue, segue percorsi ciclici, anche su questo non c'è niente di sorprendente. Chi diceva che sarebbe stato stagionale, ovvero che avrebbe risposto al caldo o altre cose, ha detto una sciocchezza, risponde alla mobilità umana, quindi risponde alla concentrazione delle persone in spazi ristretti o alla diluizione dell'affollamento dell in spazi ampi come avviene durante eh, le stagioni calde. È un virus che segue un percorso ben noto e prevedibile, quindi non è che potremo stroncarlo in assenza di mutazioni che lo rendano meno stabile e più suscettibile. Eh, avremo farmaci per chi si ammala, avremo vaccini per prevenire la diffusione, eh, prima di liberarcene del tutto passerà molto tempo, probabilmente ci saranno, ci saranno anche mutazioni nel genoma virale che in questo momento non ci sono che lo renderanno meno, meno virulento. Eh, il virus segue un, un percorso di riequilibrio progressivo con l'ospite. L'interesse di, di questi patogeni non è di uccidere, è di convivere. Quindi ci possiamo aspettare un'evoluzione, chiamiamola darwiniana, in questo senso. Però passerà molto tempo, quindi è indispensabile che gli strumenti della medicina, della ricerca siano disponibili e siano accessibili a tutti quanto prima. Teniamo ai numeri, in tutte le regioni italiane si osserva una crescita dei casi. La Puglia è ad oggi a 736 con una crescita del 35%. Dopo Foggia sta preoccupando la situazione di Taranto, dove 18 studenti dell'Istituto Superiore Principessa Maria Pia di Taranto sono risultati positivi al Covid. 17 studenti contagiati in una stessa classe un segnale di allarme importante da interpretare a livello nazionale come evento sentinella, cioè di particolare gravità e potenzialmente evitabile. Sono le parole del Presidente nazionale della SIS 118. Mario Balzanelli che aggiunge per evitare che le scuole si traducano in un gigantesco focolaio per l'abbattimento delle possibilità di contagio di massa bisogna usare a scuola anche la visiera. Ad Andria si registra un caso al liceo scientifico Nuzzi oggi la scuola è chiusa per le operazioni di sanificazione straordinaria sempre ad Andria un altro caso è stato registrato nella scuola secondaria di primo grado Vittorio Emanuele III con la necessità di sanificare il secondo piano oggi della sede di piazza Trieste Trento e ancora altri casi registrati registrati nelle ultime ore a Bari e a Canosa.